Stavolta spunto di qua. Buonasera, buonasera a tutti. Ma dove siete stati? Non è vero, dove sono stato, ragazzi? Un pochettino di relax, sia alla pelle, perché ogni tanto ne sento il bisogno di non stressarla troppo. Maestro è una parola grande. Buonasera a tutti. Ciao Silvano, scusa se oggi non mi sono visto la diretta né tua né quella di Gianni Condorelli. Ragazzi, con questa situazione che siamo a casa, non vi nascondo che sto riscoprendo una cosa che conoscevo poco. La cinematografia. Ciao Erika, dov'è Daviduccio? E sto riscoprendo dei film che non avevo mai visti. Bellissimi, ragazzi, bellissimi. E non vi nascondo che ho fatto scorpacciate di pomeriggi, tipo oggi e anche ieri, all'altro ieri, che mi guardo 3-4 film consecutivi, uno appresso all'altro, uno più bello dell'altro. Ne ho guardato uno oggi, che si chiama Irishman, mi pare, che c'è Robert De Niro, che dura 3 ore, ragazzi, che è strepitoso. Ho passato un bel pomeriggio, non mi è piaciuto un po' il finale come è finito, però è stato bello, intrigante. Cose che sconoscevo, ragazzi. Credetemi, se il mondo non si ferma, non ce l'ha il tempo di vederti 3 ore di film, tranne che te fai una serata cinema. E allora sì, dobbiamo sbarbarci, dobbiamo levarci la barba. Quindi stasera mi sono guardato allo specchio prima di andare in diretta, come sapete, e si fa sempre. Si guarda la faccia e ti rendi conto di come hai la pelle, visto che siamo a casa e come penso tutti, stiamo mangiucchiando. Ciao Peppino Mara, buonasera a tutti. Stiamo mangiucchiando un po' tutti. Pelle devastata, eruzioni cutanee, bollicine, c'è di tutto. Perché ciao Daniele, e quindi si deve scegliere un qualcosa che sia adeguato alla pelle per come te la senti, sia la stessa cosa potenzialmente come sapone, ti vai a scegliere un sapone protettivo. E ti fai la tua combo. Ciao Vito! Detto questo, ragazzuoli, oggi sono partite le altre spedizioni, sta procedendo tutto perfetto, i ritiri vengono effettuati. Nel sito c'è scritto che le spedizioni, purtroppo per la situazione che c'è, capita che hanno qualche giorno di ritardo, ma non muore nessuno, tanto siamo a casa tutti quanti. Ormai penso che sia cosa per tutti, palese. Detto questo, ragazzi, dobbiamo sbarbarci. Stasera vado a provare un prodottino che è forse uno dei primi prodotti che ho comprato, quindi calcolate che almeno questo prodotto avrà almeno 3 anni, penso. Si è mantenuto in maniera perfetta, la profumazione, ragazzi, è devastante e non vi nascondo, è una profumazione che mi sta mancando tantissimo. Essendo un amante del mare, non vi nascondo che le note ozoniche, le note marine mi stanno mancando da morire, mi sta mancando il mare, la mia passeggiata quando esco a farmela vicino al mare. L'odore del mare, specialmente per chi vive in un'isola, ragazzi, essere rinchiusi dentro e non sentire l'odore del mare o andartene a pescare è proprio un qualcosa che ti tocca. Ciao Salvuccio! Ciao Gianluca Abate! Fertilizzante come sempre? Eh sì! Detto questo, ragazzuola, abbiamo fatto la premessa. Ciao Rosario! Ciao fratellone! Ciao socio! Ci dobbiamo sentire. Proprio con te, chiamo tutti e tu sei l'ultimo dimenticato. Ma come si dice, quelli che si vogliono più bene si mettono di lato, è sempre così. Allora, ciao Orlando, ciao Trifirò. Detto questo, ragazzuoli, il taglio cresce, il taglio tattico che mi sono fatto io, che mi sono azzannato i capelli, ma ci sta, tanto crescono, chi se ne frega. Ciao Ives, e niente, ragazzuoli, ora ci sbarbiamo. Allora, ciao Giuseppe, dopo i tuoi video ho fatto un ordine da Vanity Stock di Canicattì, dobbiamo aiutarci noi siciliani. Pienamente d'accordo, ragazzi. Momentaneamente che siamo col culo per terra, compriamo italiano. A prescindere che non abbiamo niente da invidiare a nessuno, però compriamo italiano perché momentaneamente siamo tutti col culo per terra. Direi, lo so, fratellone, lo sai, sono sempre dimenticate le persone che si vogliono più bene. Abbraccio Antonio Termini in Merese. Ciao Antonio, ragazzuoli. Allora, come vi ho detto, stasera mi sono guardato la pelle. La barba è di 2 giorni. Qua c'è la ricrescita. Ma sono devastato, se vi vedete, sono bello rosso di bollicine, bello spaccato, quindi devo andare di qualcosa di molto delicato. Sapone che usiamo questa sera si chiama Kraken, fu un sapone che fece Donato Ciniello per un gruppo che esisteva ai tempi, ora non so se esiste più, onestamente non lo so. La profumazione, ragazzi, è strepitosa, è una profumazione ozonica marina, veramente, veramente buona. Io onestamente è uno dei pochi veramente che mi fa pensare il mare. E onestamente ha tantissimo tempo che non lo usavo, perché penso che la feci 1 anno e mezzo fa, una delle prime recensioni su questo prodotto. E quindi, ragazzi, stasera. Ciao Vincenzino!
Detto questo, ragazzuoli, pennello che andiamo a usare questa sera. Pennellino alla Caccamo, quindi Silvertip. Sei bellissimo, grazie, eh? Che sto facendo il barbiere, che taglio che mi sono fatto, la pazzia, quando tu non sai che cosa fa. Piglio la macchinetta e mi sono accorto che avevo solamente lo 02 e lo 06. Quindi non potevo fare le scale, quindi appena che sono andato qua di 01 che volevo fare questa linea, ho capito, ho detto taglio. Ma qua non posso sfumare perché non si può fare, ma non faccio il parrucchiere. Quindi ho fatto la cacata fotonica del mondo. Nella ciotola ho messo un pochettino di acqua, che la metto qua, nella ciotoletta. Ciao Gianluca, e quindi mi sono rovinati i capelli, ragazzi, capita, capita. E tanto possiamo giocare il periodo quello giusto, chi se ne frega. Vado a caricare. Come vi dico sempre, ragazzi, sempre di punte. Questo qua è un saponetto, come vi ho detto, almeno di 2 anni, che ha perfettamente con tutto, che potenzialmente, leggendo l'inci, dovrebbe essere pure scaduto. Come vi dico, i saponi non scadono. 24 mesi, no, 12 mesi. Potenzialmente dovrebbe essere scaduto per la legge italiana. Ma vi posso assicurare che funziona perfettamente, ragazzi. Cioè, anzi, io non voglio, diciamo, andare a dire fesserie, anche se ne dico abbastanza, però secondo me questi saponi più stanno e più buoni diventano, perché si asciugano di acqua e diventano ancora più concentrati. Parere personale, vi ripeto, parere personale. Allora, l'ho montato, ne ho preso un bel po', pennello top, sì, il pennello è top. Stasera sto leggendo i messaggi, è già una cosa bella. Speriamo che non si blocchi tutto. Mi bagno il faccino con l'acqua di vegetazione che ho messo dentro la ciotola. Facciamo un po' di ripasino. Perché? Perché è già schiumosa. Già solo con l'acqua vi rendete conto di come il signorino monta. Sì, ma scendono di peso se si asciugano. Sì, potenzialmente penso che evapori l'acqua, la concentrazione di acqua, se c'è, o un enzima. Infatti li vedo più bassi, però sono più concentrati e forse li trovo a naso anche migliori, però ti ripeto, è una considerazione mia personale, possibilmente si deteriorano, ma io onestamente questa differenza non ce la trovo, anzi, posso dire che io li trovo migliori. Mi sbaglierò. Sciacqua manina. Giuseppe, siamo ingrassati tutti. Allora ragazzi, vi dico la verità. L'altro giorno, per scherzo, mi sono pesato, che eravamo in famiglia, che si giocava con la bilancia. Potenzialmente avrò preso 6-7 kg, se vi può interessare. Quindi il problema è mettersi a dieta in questi periodi, che te la fai sempre mangiucchiando. Questo è un sapone che potenzialmente c'era scritto 12 mesi dall'apertura. Ne ha almeno 24. Come dico sempre, scarichiamo il pennello, se no schizzo ovunque. Già ragazzi, solo con i movimenti, senza girare. Ciao Bull Shave! Già monta! Perché, come vi dico sempre, i saponi con una base particolare, burrosa, i tassi li valorizzano di più. Ciao carissimo! Ora vado a bagnare le puntine nell'acqua di vegetazione e faccio aprire il ciuffo e me la godo. Mamma mia, Peppe, anche gli aghi hanno difficoltà a entrare nel sito IMSS. Vergogna, ragazzi, vergogna. Oggi mi è passato un link dove praticamente YouPorn ha delle centrali anti-afflusso e anti-blocco sito server che è 50 volte più potente di quelli dell'IMSS italiano. Di che stiamo parlando? Che stapone stai usando? Kraken, una vecchia linea che ho fatto donato ai tempi per un gruppo. Ciao Gabriele, grande fotografo dei VIP. Non è parere personale, lo consigliò pure il produttore a Palermo. Riguardo il peso, anziché di 150 iniziali diventeranno 130-150. Cambia molto? No, penso di 90. Però ti ripeto, io parlo sempre di pareri personali, tu mi confermi. Io, come si dice, lodi, però non lo so, quando sono più concentrati io li trovo migliori, hanno un qualcosa in più.
ovviamente, ragazzi, sto pennello, come ve lo dico sempre, il Silvertip è già diciamo, una pelliccia, una setola molto morbida di suo. E onestamente, a misure normali, diventa, ragazzi, uno straccettino. Però, fatto a ciabino così, io vi posso dire, ragazzi, che è strepitoso. Io ce l'ho pure il Kraken, ottimo. In primavera, sì, infatti ti ho detto, lo sto usando perché ho una scimmiazza di voglia di marine, ozoniche, di fresco, di mare. Che per noi siciliani, ragazzi, è la vita. Cioè, no, non c'è famiglia che la domenica, quando può, se si fa fare una passeggiata, cioè la passeggiata in riva al mare, ragazzi, è intoccabile. Mi consigli un buon rasoio, sicurezza o a mano libera? Quindi sicurezza ne possiamo parlare, che non sono tanto afferrato, ragazzi. Io quello che so, ve lo posso dire sulla mia pelle, ma non ho tantissima cultura per i die, perché poi c'è da giocare sulle lamette. Sui mano libera qualcuno l'ho provato, bene o male, qualche consiglio ve lo posso dare. Quindi se mi dici che è rasoio, di che rasoio parli, io bene o male. Ciao Damiano! Si riduce la quota acquosa, non quella solida, quindi olio essenziale. Bravo Antonio, sempre una bomba. Saponazzo, ragazzi. Questa è la risposta alle domande che ci facciamo. Ma i saponi scadono? Ragazzi, per legge si deve mettere la data di scadenza. Ovviamente però si devono tenere in posti adeguati, quindi dove non si hanno sbalzi di temperatura. Ma io mica mi faccio tutti questi gran flash, ragazzi. Attenzione, vanno, sono messi qua, dove li vedete sempre, nel bagno, con la temperatura di casa. Come vi dico sempre, appena che mi sono fatto un bel montaggio, io gli vado a fare le striature con l'acqua e la parte che lascerò per seconda la rendo un pochettino più umida. Questo non perché il sapone secca, attenzione, eh. Guarda che c'è qua. Ammontato in maniera strepitosa. Mamma mia. Profumazione, ragazzi, ozonica a tutti gli effetti. Marina, buonissimo, buonissimo, ragazzi. Peccato non lo faccia più, ma è strepitoso. Allora, andiamo qua, delineiamo perché se entra il commendatore incomincia, come lo dico sempre, ormai sono ripetitivo. Ma è così, perché poi mi chiama. Fatti una barba più decente, non ti sporcare tutto, non ci vuole stile quando si fa la barba, giusto? Giustissimo, commendatore, mi ossegui. Ciao Alessandro, ragazzi, che bello che sto leggendo i messaggi, è strepitoso, credetemi. Non vorrei parlare troppo. Ciao Luchetto! È saponata. Non vi dico l'after che cos'è, ragazzi. Non vi dico che cos'è, credetemi, non vi dico. Queste sono le mie profumazioni, ma che ci posso fare? Rasoietto che andiamo a usare questa sera, non ve lo dico perché non me lo ricordo. A quest'ora Antonio ride, perché ne abbiamo parlato prima che mi diceva la marca del rasoio, ma non me la ricordo. Antonio, te l'ho detto, io per ricordarmi un nome, Frammenbeck, mi pare Frammenbeck. Mi devo fare un tatuaggio, un rasoietto che mi è stato regalato, dove ci ho fatto un'affilatura sempre a modo mio, con la mia piramide, che ormai è la mia classica, che mi ci trovo bene. L'ultima volta che l'ho provato mi ha regalato una sbarbata dolcissima, quindi dalla serie poca spesa, tanta resa, perché ragazzi, vedete che si trovano sul mercatino questi Frammenbeck su eBay anche a 30-40 euro. Siamo in tanti questa sera, ne vedo io ragazzi 62. Siamo tanti, sì, stasera siamo tanti. Quindi vuol dire che siamo tutti a casa ed è bellissima questa cosa. Vincenzo Italiano, che utilizzi questo Frammenbeck? Ciao Melandri, ciao ragazzuoli. Allora ragazzi, vado con il collo. Dovrebbe suonicchiare, è una lama spessa. Però.
Un sapone a profumazione incensata la consigli? Che consigli? Ragazzi, che vi devo consigliare? Subito. Incensata? Che vuoi morire? Che diventi scimmiato? Lui. Provola e poi mi dici. Mamma mia, ragazzi. Ciao, Vincenzino! Taglia, taglia. Non facevo il flash lettering decente manca pregando. Poi ho incontrato i tuoi video e tutto cambia. E io ti ringrazio, che almeno serva qualcosa. Grazie. Io ci provo, ragazzi. Qua maghi non c'è nessuno, santoni non c'è nessuno. Io quello che mi succede sulla mia faccia, perché mi sbarbo con voi in diretta, non è che io mi sbarbo per i cavoli miei e provo. Lo proviamo insieme, succede insieme, se va bene va bene, se non funziona una cosa ce ne accorgiamo tutti, se va bene ce ne accorgiamo tutti. Se va così, andiamo da questa parte, quindi tiro, importante, tiro, dolcissimo ragazzi, un taglio dolcissimo veramente. Il santone della barba. Vado di qua. Polverizza. La profumazione, ragazzi, mi accompagna in una maniera inebriante. Buono, 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 buono. Peppe, tu che apprezzi i fili da belga? Allora, io non ti nascondo che la belga ce l'ho, pure una vintage, ma prima, non avendo tantissima esperienza, la usavo, ma non mi faceva impazzire. Quando nel tempo ho imparato sempre più ad affilare, non ti nascondo che un giorno mi sono messo veramente sulla belga per capirla, anche perché mi ero attrezzato di microscopio USB, sono più professionale, ora riesco a guardare meglio i fili, e non ti nascondo che se hai una bella belga vintage e la sai usare, ti regala dei fili straordinari, pari a una giapponese scarsa, chiamiamola scarsa, di poco prezzo. Quindi, se la belga, hai una bella belga vintage. E la sai sfruttare veramente, ti fa degli ottimi fili. Oltretutto, la belga è una bella pietra, perché se ci fai uno slurry, che significa la fanghiglia con una diamantata di sopra, e la fai molto densa, potenzialmente, anche se diventa un po' lenta, ci potresti fare anche un bevel. Devi avere un po' di mano, te lo vai a guardare magari ogni 30 colpi sul microscopio, vedi che stai combinando, ma riesci a fare pure un bevel. Quindi potenzialmente è un po' più lento il procedimento. Ovviamente mi metto su una 3000, faccio subito il bevel e me ne vado sulla belga a dargli il filo. Però metti che ti compri solo una belga e hai un po' di tempo in più da perdere, tra parentesi, che non è da perdere, ma è per passare tempo, con una belga potresti fare tutto. Però ragazzi, che sia una bella belga vintage. Perché quelle nuove, io ce n'ho sia una vintage che una di ultima generazione. Quella di ultima generazione non è la stessa cosa, non mi dà la stessa performance. Ok. È andato. Ciao Claudio, non ci siamo più sentiti. Quando vuoi, io ci sono.
Purtroppo certi discorsi, ragazzi, capita certe volte che mi chiedete dei consigli. Certi consigli che voi volete, ragazzi, per messaggio, dovrei mettermi a scrivere su Messenger e perdere tempo. Preferisco farvi una telefonata e dirvi la mia, è molto più veloce. Ciao Mirko, ciao Annuzza. Andiamo di seconda passata, ci tiriamo l'obliquo e mi fermo. Già credetemi, per come ho la pelle, ragazzi, l'obliquo già è una cosa in più che sto facendo, per farvi capire. Asciugo pizzetto. Sapone che è ancora qua. Ciao ragazzi, spettacolo, adoro questa profumazione. Infatti stasera dovevo provare un altro prodotto, però quando ti acchiappa la scimmiazza, ciao Diaguzzo, quando ti acchiappa la scimmia di un profumo che hai bisogno di sentirtelo, c'è poco da fare. Che ero partito con un altro. Seconda passata, che io la faccio sempre un pochettino più acquosa, perché ormai il grosso l'abbiamo levato. Mi consiglio una coramella di ottima fattura Mastro Olivi. Sono di parte, ragazzi, perdonatemi, in certe cose io ce ne sono tante altre, però vi ripeto, io le ho provate, a mio modesto parere mi sono trovato benissimo con quelle del Mastro. E chi le sta usando e chi l'ha presa, ragazzi, sa che cosa sto dicendo. Ciao Luchè, ciao Dieguzzo, Diego Murrina, carissimo. Un bel po' che non ci sentiamo. L'altra volta mi pare che mi hai chiamato, io non ti potevo rispondere se non erro che eri tu. E poi non ci siamo più sentiti, o sbaglio, Diego? Ragazzi, io sai cosa sta succedendo? Vi spiego. Siccome so che tutti siete a casa, vero? Capita molto spesso che di mattina mi fate le chiamate per sentirmi, per stare a parlare. E credetemi, ci sono giornate che io sto tipo dalle 11 di mattina fino alle 3 di pomeriggio. Il tempo di mangiare che sta col telefono e si riparte alla grande, chiama uno, chiama un altro, Peppe che fai? Si parla di rasoi, si parla di barba, si parla di famiglia, si parla di lavoro e passa il tempo in una maniera incredibile. Ciao Toti! Ciao Rocco! Allora, andiamo di obliquo e siamo a posto, ragazzi. Siamo un fiore. Allora, vado. Ok. Diciamo che in obliquo qualcosina la tira. Ti ho chiamato io, ci siamo sentiti, allora sono io che ho l'Alzheimer, vabbè, ma tanto lo sapete, ormai lo sapete. Oppure capita che vi scambio con qualcun altro. Che ragazzi, non tutti i telefoni, i numeri ce l'ho memorizzati, perciò certe volte magari qualcuno mi chiama, Giuseppe, ciao, sono Giovanni.
e io come una merda. Scusa, Giovanni chi? Ah, Giuseppe, quello del gruppo. Ah, sì. Ragazzi, io sul momento non mi ricordo chi siete. Poi dopo metabolizzo e poi mi rendo conto, perché magari mentre che sono con quel telefono vado a risalire al Messenger, al WhatsApp, per capire di che ci siamo parlati, ragazzi, perché credete, siamo in tanti e non mi ricordo tutto. Anche io ne ho una, te ne pentirai. Ma che cosa è? Con chi stai parlando, Antonio? Vado, lo applico qua. Guarda che bollicione che c'è qua. Con la puntina bianca. Ma non è che c'è pelo di sotto. Alimentazione devastante, ragazzi. Ma come si fa a non mangiare? Qualcosa la si deve fare. Qualcosa la si deve fare. C'è poco da fare. Guardi film, popcorn, minchioline, cazzoline. Acqua il visino, se così si può dire. Acqua, abbiamo usato solo acqua calda. Ciao Gio, solo acqua calda. Ora ci andiamo in acqua fredda senza pietà per far richiudere i pori. Importante. Ah, c'è, aspetta, mi è arrivato il messaggio di persone del gruppo. Dice: Giuseppe, ma quando fai le dirette dici sempre le stesse cose per quanto concerne i passaggi? Sì, ma non lo faccio per essere ripetitivo. C'ho un po' di Alzheimer, onestamente. Ciao, Salvuccio Lizio. Però lo faccio per quelli là che sono entrati da poco e devono capire tutti i passaggi. Ma fatelo anche voi, ragazzi, di essere ripetitivi, perché devono essere passaggi che devono essere ormai quotidiani. Non dovete lasciare nulla al caso. Vado di acqua fredda. Onestamente è un anchio troppo freddina. Mamma mia, la pelle si è bloccata. Vediamo che cosa. Tutto liscio. Grazie per i consigli. Ragazzi, io ci provo a dirmi la mia. Poi vi ripeto, come vi dico sempre, la rasatura è un qualcosa di molto personale. Quello che va bene a me non va bene a te. Però io vi dico la mia, che posso essere per tanti, come mi rendo conto con quello che mi scrivete, un punto di partenza, un mezzo punto di riferimento. Già è qualcosa. Alla fine, ragazzi, siamo in diretta, cerchiamo di divertirci tutti quanti, cerchiamo di stare insieme, di passare le serate in qualche modo. Ciao Antonio! Grazie, pari te. Allora. Ora, finita la sbarbata, mi vado a mettere questo astringente americano che mi fu regalato dal buon Rocco. Ma abbiamo messo i post sui siti americani dove andarlo a prendere perché gli viene la scimmiazza. Ciao Claudio, Solias. È un astringente, questo qua è un profumo, ragazzi, diciamo, potenzialmente di colonia di pulito. Però si sente quella nota tipo acqua ossigenata. Però ragazzi, funziona in faccia, dà una sensazione di freschezza e soprattutto essendo un astringente fa il suo sporco lavoro. Ovviamente non sono sgranato, sbarbata perfetta, perché ragazzi, chi sta incominciando con la rasatura tradizionale, ricordatevi che all'inizio, voi che venite dai rasoi multilama usa e getta, la pelle, ragazzi, non si abitua subito. C'è bisogno di un momento di transizione che la pelle si deve rendere conto.
oltretutto dovete imparare a usare il rasoio con la lametta e capire come faccio io ogni volta prima di andare in diretta, vi dovete guardare allo specchio, cosa che potenzialmente quando non si ha il flash cronico della rasatura tradizionale, te metti la lametta, vai e viaggi. No, visto che esistono delle lamette dolci, delle lamette aggressive, è molto meglio, ragazzi, guardarsi allo specchio e dire oggi cosa uso. E allora, in base per come tu ti vedi la pelle, nel tuo cassetto della memoria, cerchi di usare i prodotti più dolci possibili se hai la pelle rovinata. Se hai una bella barba, ci vai a duro se ti vuoi divertire. Meglio questo oppure il Mirsol con l'allume dentro. Allora, Natalino, sono due cose diverse. Ti spiego perché. Questo qua non ha alcol, quindi potenzialmente è veramente un astringente. Il Mirsol, il Metisol, quello là che ha l'allume dentro, è, diciamo, un diavolo, un santo diavolo, perché c'ha l'allume, ma nello stesso tempo c'ha l'alcol, quindi è un vasodilatatore. Quindi, diciamo, è un diavolo angelo. Mentre questo qua è veramente un astringente. Io sono del parere, tipo per la barbata che mi sono fatto questa sera, se volevo quel tocco alcolico, potevo mettere il Metisol e ci stava benissimo perché neanche mi sono sgranato, sbarbata perfetta. Se invece mi fossi fatti i micro tagliuzzi, il Metisol è strepitoso e buono, però c'ha la nota alcolica, quindi magari la feritina che ti sei fatta, essendo che c'è l'alcol, stenta un pochettino a chiudere. Ciao class! E quindi molto meglio questo qua. Parere personale. Poi ti ripeto, io sopra i tagli mi sono messo il Mirsol perché lo sapete che sono malato di acqua balsamica, sfiondato in viso, Mirsol a tutta forza. È questione poi come te la vuoi sentire, come te la godi. In base a come c'hai la follia. Io uso Gillette, Skin Guard, ho venduto tutto. Comprerò il Mastro Livi. Ora ragazzi arriva la parte più bella perché l'after di questo sapone è qualcosa di fotonico e quando vi dico fotonico ragazzi fotonico io quando l'ho preso perché essendo che è stato uno dei primi saponi diciamo artigianali che ho comprato e io che provenivo dalla vescichetta oppure dalla bomboletta ragazzi si è aperto uno spazio intergalattico praticamente di qualità. Ho detto porca puttana mamma ma queste cose esistono. Luca il Bob, Andrea Blanco, Giuseppe Raimondo. Buonasera, benvenuto. Allora, sventugliata fatta. Asciugo rasoietto, importante. Rasoietto che ha tagliato in maniera strepitosa. Come vi dico, su eBay qualcuno l'ho visto anche a prezzi umani, tipo 30 euro, 40 euro. Cercate di guardarli praticamente in modo che non sono troppo sminchiati. Ciao Andreuccio! E vedete un pochettino di acquistarlo perché vanno bene, affilati bene, sono molto dolci. E se può fare. Ragazzi, arriva il momento bello. Mi dite perché io adoro questo prodotto? Perché quando io lo comprai, talmente cani sugno, volevo dire qua sono, è traduzione ragazzi. Praticamente, talmente mi sono scioccato il cervello che me ne andai sul sito, perché lo trovai sul sito Bomarzo, quello dello spagnolo, che è il rivenditore spagnolo che dove fornisce Donato. Ne presi uno. Se no, minchia, così è spaziale, lo voglio avere. Quando ho capito che era una linea, diciamo, quasi finita, bam, me ne sono presi due. Quindi capite se mi piace o non mi piace, ma non si trova più, ragazzi. Quindi mi dispiace. Placate le scimiazze, un ge. Batto. Che sbarbata, ragazzi. Ovviamente, posta rasatura. Cazzo, ve lo dico a fa. La meccanicità la conosciamo e calcolate sempre che questa qua non è camisoli per la finitura e il top. Sì, per momentaneamente sì. Momentaneamente sì. Ho trovato la quadra su questa pietra che riesco a fare questa affilatura che è buona. L'ho fatta provare al Lombardo, l'ho fatto provare a qualcuno. E onestamente mi ha detto, conoscendo già le precedenti affilature, dice Giuseppe, questa qua è più dolce. Quindi tanta roba. Domenico Colacino. Ciao Domè. Domani prepara la minifitta e butta le sigarette. Vediamo se riesco a convincerti. Grazie fratellone.
come si dice dalle mie parti, chi ha amici è scarso di guai. Ragazzi, ora lo apro, io me la godo perché credetemi, è una bomba. Puttana, non lo fa più. Adornetto. Ma, ragazzi. L'altro giorno ho affilato il giocattolino tedesco modello Gold Dollar. Radono da Dio. Se incominci a prendere la mano in maniera dignitosa con le pietre, riuscirai ad affilare anche un cucchiaio. Quindi, come vi dico sempre, ragazzi, provate, comprate rasoietti tipo Gold Dollar. Mi capita spesso che li compro e li ho regalati a un bel paio del gruppo, lo sapete. Su 10 mi è capitato tipo che 2 sono inaffilabili, proprio perché sono contorti, non storti, sono contorti, ma ci sta. Però, per farti un'idea del mano libera, piglio anche un buon filo e sono pure dolci. Ovviamente, o ti capita che mentre che ti fai una guancia dall'altra parte praticamente non taglia più, oppure ti fai 2 sbarbate, è una roulette, perché è un acciaio che non ha tempera, non ha modo di resistere, però il filo lo piglio. Quindi è una buona nave scuola per incominciare ad affilare col nastro, prenderci la mano sulla pietra. Serve, ragazzi, serve. Comprate, tanto costano 4 euro. Anzi, è una minchiata, perché mi pare che su Amazon questo disgraziato le aumentate. Minifit e sale grosso, sì. Purtroppo, ragazzi, è un periodo che sto fumando veramente tanto. L'unica cosa che mi sta facendo fermare la scimmiazza di fumare è fumare con i sali. Però sono introvabili, ragazzi, perché a 20 mg sono basse. Quindi se le trovi più alti, come fanno in America, a 50 ti fai tre tiri e ti arriva qua una tramvata, ragazzi, che per mezz'ora non cerchi sigarette. Siamo a 9 euro. Ma io mi ricordo, se non dico bugia, mi pare di averle preso qualche 4,90 euro, mi pare, su Amazon, spedito. Ora, il disgraziato ha visto che ci sono stati gli ordini e ha aumentato il prezzo, maledetto. Quando mi ero deciso a ritornare alle cig, era tutto chiuso. Vabbè. Non ti preoccupare, tanto sarai servito per come meriti. Che il doppio te la faccio pagare la sigaretta elettronica. Maledetto. Acciaio tedesco, prezzo livello gold dollar. Buono. Vedi quanto sbarbate riesci a farti. Se funziona, consiglialo agli neofiti. Essendo che ha un prezzo umano, può servire a tanti. Per incominciare ad affilare, che quando vi fate un'ardesia che costa 30 euro, io l'altro giorno l'avete visto, ho affilato il Gold Dollar con una 3000 e l'ardesia e mi sono fatto la barba con voi in diretta, ragazzi, è stato strepitoso. Ovviamente non hai le massime performance del mondo, perché il rasoio è quello che è. Tornando al discorso, l'ardesia nera, un'altra pietra sottovalutata, perché se non sei bravo a sfruttare al massimo le pietre, ti sembra una pietrina così. Invece, se tu riesci veramente a usare un'ardesia nera al massimo, ti regala tagli e soddisfazioni incredibili. Allora, sciacquo tutto e mi faccio la sventugliata col cracker, ragazzi, che sono inondato di questo profumo. Una bomba, ragazzi. Buono, buono, buono. Sono i profumi che piacciono a me, veramente buono. Scusate che sono con la testa bassa. Tu la prendi da Dornetto, a bel mio cuore. Asciughiamo pennellino. No, no, taglio quasi a livello di un vintage, addirittura. Allora subito metti il posto perché ne voglio uno. Dimmi qual è, compriamo rasoio di 9 euro che funziona. Peppino, mi voglio fidare di quello che stai dicendo. Metti il post. Ah.
Vai, vai, indica. E l'ho affilato da cane. Peppino, condividi il post. Nome, cognome, indirizzo, dove si compra. Vai, viaggia. E qua la scimmia è profonda. Siamo nel profondo West. Che se uno si può mettere a giocare, c'è un prodottino che è un po' superiore a un gold dollar, che ben venga. Ciao Carmeluzzo, ho letto, tanti auguri, ma come ti ho detto, che tu lo sai che io sono mago, questa è femmina, chi ha? Questa è femmina, quindi tanti auguri fratellone, questa è femmina, non si scappa, 100%. Che sta succedendo? Bravo! Gennaro Di Santo, ciao Jenny! Ciao Giovanni Montagna, grande Jenny. Eppure dobbiamo sentirci al telefono per capire un pochettino che sta succedendo. Giuseppe, in che differenza il fotonico? Il fotonico è, diciamo, uno che di Anna Maria ha il tallow e la saponificazione con l'olio d'oliva, li ha tutte e due. Ciao fratello, ciao Antonio, ciao Jenny, ti ho salutato. Pennellino che l'ho lavato, mi raccomando ragazzi, i peli vanno, i peli dei pennelli vanno lavati bene perché il sapone potrebbe logorare, quindi ragazzi quando finite lavatelo bene. E questo qua è un pennello alla caccano, bello asciugato, piccolino, goduria. In questo link comprese le spedizioni, 4 rasoi 39 euro. Come 39? Mi hai detto che costava poco. Ciao Giovannuzzo Montagna, ciao fratello. Io uno quanto costa, Peppino? 39 euro già la mamma non vuole. Speriamo di aprire, ragazzi, di farsi trovare sti pennelli alla cacca. Porco cane. Pettiniamo Piz e facciamo il punto della situazione. Stasera stanno arrivando pure i messaggi, sono contento. Aspetti il fotonico, atto secondo. Mi aspetto moltissimo da te. Io ci provo. Finora uno che si è lamentato non c'è stato, giuro. Siete tutti in diretta, siamo 50 persone, ragazzi. Uno che si è lamentato non c'è stato. C'è sempre la prima volta, attenzione, eh. Ovviamente giudicalo per meccanicità, non giudicarlo per la profumazione, che possibilmente la profumazione ti fa cagare. Ovviamente, de gustibus, però per quanto concerne tecnicamente, vacci almeno di meccanicità. Dai, speriamo che finisce presto, così prendo l'aereo e vengo giù per conoscerti di persona. Io ti aspetto. Io ragazzi, se Dio vuole che ci dà la possibilità di ritornare alla vita pseudamente terrena, spero di poter aprire l'attività e poi ci sarà l'inaugurazione, come fanno tutte le aperture nuove dei negozi. Io vi invito a tutti. Poi chi può venire viene, chi non può venire viene. È bello ragazzi, sto sognando, perché per come è presa per ora mi sa che non abbiamo minimo un altro mese da stare a casa. Comunque, guardiamo positivo. Quando farò l'inaugurazione sarete tutti invitati. Fotonico top. Grazie Giollulo. Dai, dai. Io lo spero. Io lo spero. Peppino sta scrivendo il post dell'eBay. Ora mi ordino sti rasoi, appena che mi fai pigliare una truffa come vengo a Catania e ti spiezzo in due, come ci faceva Ivan Track. Io mi sono lamentato del fotonico, non mi piace come guardi su quella scatoletta. Ragazzi, dai. Smarchettiamo. Adornetto, mi raccomando, fai gli screenshot del ciufolo. 100 volte meglio. Grazie. Scusa Peppe, ti vedo dopo in differita, ero impegnato.
Dai, che ti perdono per questa volta, eh? Ciao Poluzzo! Che non ti ho visto, Paolo. Sei in diretta, non ti ho visto. Ciao Poletto! Ti capisco benissimo, sono curioso dei primi di marzo e chissà quando riapro qui a Milano. Vita mia, dobbiamo stringere i denti. Io non ti nascondo che con tutto che cerco di fare il forte con voi, c'ho pure i miei momenti. Che sto scoglionato, ma io mi chiamo a tutti e mi rincuoro perché bene o male poi mi rendo conto, rientro in me che siamo tutti nella stessa barca e allora va bene, non sarà facile, ripartire un'altra volta non sarà facile. Però ragazzi si deve ripartire, che abbiamo bambini, famiglia a casa, quindi nella mia vita sono sceso non in basso, ancora più in basso. Quindi credetemi, non mi spaventa nulla, ho solo praticamente di rimettere in pratica con più esperienza, quello che mi è successo nei trascorsi della mia vita è ripartire ancora una volta. Come me, come tutti. Quindi, ragazzi, come si dice, qui si vede la forza delle famiglie unite, la forza delle famiglie a tirare veramente appena che ci diranno: signori, siete un po' più liberi, magari con le mascherine potete uscire, vi diamo il permesso di andare nelle attività e incominciare a lavoricchiare. Ovviamente cambieremo sicuramente tantissimo le abitudini, il modo di comportarci, di approcciarci per i primi periodi, ma prima o poi, ragazzi, deve ritornare a lavorare. Sullo stesso livello, minchia, stasera sei più bello con i capelli che hai tagliato. Ah, dai, sono inguardabile. Io ho fatto una cacata micidiale con la macchinetta perché ero convinto che nella macchinetta non ci fossero tutti i pettini con le varie scale. Ho detto parto corto e poi sfumo. Bene o male, a sfumare non è che ci vorrà questa gran tecnica o devi essere per forza un barbiere. Ma se hai i pettini, se come io non c'avevo i pettini, c'ho questa misura e questa misura. Come sfumo qua? Col bip. Perciò automaticamente ho fatto il taglio alla John Rambo. Wow, has gone away. Bello. Quando sarà bello che ritorneremo nei nostri cari barbieri, mi faccio fare un taglio. Come Dio comanda. Per ora c'è il taglio alla si salvi chi può. Ah, importante, visto che siamo tanti. Tanti di voi mi hanno chiesto il Libertalia, però tanti di voi già l'hanno avuto. Io ragazzi non è che non ve lo voglio dare la possibilità a più persone di provare questo after perché è spaziale. Quindi non ve la pigliate a male se vi dico già l'avete avuto uno. Cerchiamo di piazzarlo a più persone possibile che non l'hanno avuto. Nel momento in cui mi rendo conto che, diciamo, l'onda di scimmia finisce, chi ne vuole una seconda confezione, magari per il papà, per il cugino, lo prende. Quindi non ve la prendete a male, ragazzi, perché è una cosa caruccia e ho piacere di farvela provare un po' a tutti. No, Peppe, intendo sopra rispetto all'altro ieri sono più bassi. Non mi ricordo di che stai parlando. Vale, ti ho perso col discorso. Ah, con i capelli, ok. No, non è che li ho accorciati, gli ho messo il gel. Si arricciano e sembrano più corti, ma se io li asciugo sono tipo Cavarezza, perché sono lunghi, perché poi mi arrivano tipo qua, ma non li so tagliare, capito? Cioè non riesco a tagliare, vedo dove arrivano. Però se io faccio, lo metto qua dentro che si nasconde, il problema è che non le so, saremo più forti di prima e soprattutto più consapevoli, ovviamente. Su quattro che ne ho presi ne ho affilati due e li devo ancora provare. Qui, facci sapere. Come faccio per avere il dopo barba? Mi contatti Peppino in privato, ti do tutti gli estremi e ti spedisco l'after. Semplicissimo. Ti faccio direttamente la spedizione in casa. Quindi finita la diretta, chiamiamoci. Quanto costa il Libertalia? Costa 17 euro più 6,40 euro di spedizione. Peppe, come dici tu, o fanculo i soldi spicci, come dice anche il buon Adornetto, perché questa parola, ragazzi, diamo a Cesare quel che è di Cesare, è una parola nata dal signor Adornetto, fanculo i soldi spicci, che io mi sono appropriata e diciamo la propaghiamo nel mondo. Fanculo i soldi spicci sempre. Momentaneamente, ragazzi, non fanculo soldi spicci, anche i centesimi guardiamo, quindi cerchiamo di essere più oculati, perché avanti avanti avremo periodi non belli, quindi magari se prima le 50 euro un pochettino più volanti erano più facili. Freniamo un pochettino, ragazzi, perché a casa abbiamo famiglie. Tanto i prodotti per farci la barba ce l'abbiamo. Paolo Donati ride, maledetto. Quindi, ragazzuoli,
Io non vi nascondo che domani ho quattro spedizioni, quattro ritiri. Quindi, se qualcuno è in ritardo e vuole prendere il Libertalia, fatelo ora che io mi scarico direttamente la lettera di vettura e ve lo spedisco ora stesso. Così domani fanno un unico ritiro e partono domani. Salvatore Lizio, gliel'ho mandato a quel maledetto di Marco. E gli ho detto: ma tuo compare non lo vuole? No, non lo vuole. Io gli ho detto: vedi che glielo mando. No, ma non vuoi, tranquillo. Ora X1, non leggo il tuo X1. Maledetto, maledetto. È tanta roba, ragazzi. Oggi ho avuto soddisfazioni perché sono arrivati i Libertali a tante persone che conosco e che nel mondo della rasatura un po' di esperienza e di anni ce l'hanno. Quindi, non per denigrare gli altri, ma però sono persone. Ma però non si può dire, ma io lo dico. Ma però hanno una buona esperienza di after provati. E mi hanno detto: Giuseppe, è veramente strepitoso. E onestamente, la fiaschettina, ragazzi, è tanta roba. Ed acciaio, profumazione non è la classica vaniglia, ma è questa vaniglia ozonica fatta con rum. Vero, vero, io non dico mai bugie. E quindi, ragazzi, oh, ragazzi, stainless steel c'è scritto 4 oz spaziale. Ascolta, dopo i consigli sulla filatura che hai dato tra video e telefonati, il rasoio non è più lo stesso. E io sono contento, ragazzi, perché vi ripeto, mastro, mago, non c'è nessuno. Sono solo delle esperienze che ho messo sul campo io, a me sono risultate e ve le dico a voi. Se funzionano, funzionano, magari a certuni non funzioneranno, mi dispiace, ragazzi. Però, bene o male, momentaneamente, ragazzi, qualcosina sta servendo e tanti di voi me lo stanno scrivendo che ci hanno trovato delle belle migliorie. Siamo in tanti. Libertari è assurdo, lo so, è veramente buono. Ti ripeto, oggi ho avuto conferma di persone che 4 after ce l'hanno e mi hanno detto: ma porca puttana, ma dove l'hai trovato questo prodotto? Che è buonissimo. Orlando Vincenzo, è buonissimo la vaniglia unica con l'abbandonato, ti regalo un sorriso in via, lo so. Quindi ragazzi, vi ricordo, se stasera qualcuno di voi ha la scimmiazza del Libertario, è importante, domani c'ho il ritiro. Quindi meglio di ora non c'è che preparo io l'ordine ora. Se no, se ne parla oggi, che cos'è? Mercoledì, giovedì, cos'è? Boh. Se ne parla poi lunedì. Peppe, hai riferito le modifiche da dare al nuovo SOP? Quando lo porti in diretta? Lo porto in diretta quando sarà pronto. Purtroppo c'è da lavorarci, non è facile creare dei saponi. Ci stiamo lavorando, ma vi posso assicurare che nel momento in cui vi dico, ragazzi, è pronto, sarà tanta roba. La vaniglia, sì, Gennaro, è una vaniglia del Madagascar che ha un odore molto particolare e praticamente nella fiaschetta c'è il rum. Quindi hai questa nota di rum e questa vaniglia ozonica, tra parentesi ozonica, c'è cioè che ci sente nota di tabacco, molto particolare, che praticamente ti avvolge nella sbarbata. È strepitoso, forse. Oggi una persona che ne sa di after mi ha detto: lo metto in uno dei primi posti dei miei after, che sarebbe dopo barba. Ti fai una barba che ti sei sempre fatto, poi ti metti questo in faccia e poi me lo dici. Allora, per farvi capire, Jenny, ti sei messo in faccia potenzialmente sempre dei liquidi della Dea o della Flower Art. Stavolta ti sei messo un bel macerato di Gigi Scolari. Eh? Ci siamo? Quindi, ragazzi, tanta roba. Tanta roba. Sono due mondi completamente. La differenza c'è. Sono prodotti, ovviamente questo è un prodotto di sintesi, ragazzi, non è un prodotto artigianale fatto con non so quanti enzimi nutritivi. È un buon profumo fatto sintetico, ma fatto come Dio comanda. Mi fido di te, ti puoi fidare perché lo voglio. Dammi gli estremi, vita mia, che te lo spedisco, non ci sono problemi. Ciao Angioletto Montagna, poi lo provi e impazzisci. E il problema è che se tu ti infogni, tu maledetto, in questo mondo qua siamo fottuti. Cioè, quasi quasi non te lo manderei. Ti voglio bene, bastardo. Quello è pericoloso, ragazzi. Con quello non si scherza. Quello. E io te l'ho detto più volte. Dalla una sbirciata a questo mondo. Vedi un po' come funziona. Adunada. Tanto poi, prima o poi ce la facciamo una chiacchierata per telefono e poi ti rendi conto di che stiamo parlando.
Ciao Michele, grande Micheluzzo. Micheluzzo è uno di quelli che mi scrive sempre, e quando dico sempre sulla pagina YouTube, uno dei primi a mettermi sempre grande Peppe, ti voglio bene Peppe, quindi stima, stima, stima. Ragazzi, siamo tantissimi. La sbarbata l'ho finita, dovrei chiudere la diretta praticamente, ma vedo che siamo belli massicci. Tanta roba in Libertalia, lo so ragazzi. Infatti per questo sto cercando di dare la possibilità un pochettino a tutti. Viene da Berlo, ti è arrivato perché te l'ha regalato tuo fratello Giovanni e sono stato felice. Deve passare il... Eh sì, speriamo. Ciao Melo, ciao fratello Burgio, ciao. Allora ragazzi, quando legge, quando scrive questo sprovveduto qua, che si chiama Guido Burgio, sappiate che questo qua è mio fratello di sangue. Quindi è coglione, ve lo dico già, però è vita mia. Cioè lo conosco da quando avevo 6 anni. Perciò è fatto così, ragazzi, prenderlo o lasciare. Quindi passerà. Ho provato i saponi nuovi di Goodfella Smile. Buon prodotti, la barba te la puoi fare tranquillamente. Commerciali, buon prodotti, non si muore. I prodotti artigianali sono un'altra cosa. No, non chiudere, no, non chiudo. Qua sono, ragazzi, non me ne vado. Però dobbiamo fare almeno il punto della situazione di quello che abbiamo usato. Gennaro abita a 500 metri da casa mia. Ormai sono nel tunnel della barba, oltre lo svapo. Allora, ragazzi, svapa un po' così, non chiudi. E infatti, perché l'avete capito che io devo chiudere, che devo andarmi a fumare la sigaretta. Aspettate un attimo, perché è successo anche un problema, che sono rimasto senza liquidità sigaretta elettronica. Ve l'immaginate, no? Spedisce anche fuori Sicilia, ovviamente in tutto il mondo spediamo noi. Sigaretta presa perché già sono in agonia, ragazzi. Già sono in agonia. Barrel, liquidino di Danielino 77 a 9 di nicotina, il Round Black, che lo trovo buonissimo. Oh, lo bastardo! Già mi immagino da fare... Oh, lo bastardo! Ciao Peppe, mitico! Ciao Peppe, buonanotte. Ciao Maurizio e grazie sempre. Allora ragazzi, dobbiamo fare il punto della situazione però, perché giù... Ciao Carlos da Rio de Janeiro. Grande! Ciao Carlos! Allora, che cosa abbiamo usato questa sera? Importante. Almeno chiudiamo la diretta e poi parliamo un pochettino. La prossima volta... Vota do garage di... Maledetto! Rubens. Ciao Rubens! Allora ragazzuoli, cosa abbiamo provato questa sera? Non abbiamo messo prebarba. Fumo di Donato Ciniello stasera. Potrebbe anche succedere. Vai Giuseppe, viva la Sicilia. Grazie a te, perché questo prodotto che hai fatto sta andando fortissimo. Le persone ci stanno rimanendo contente. Gli ordini arrivano. Sono contento. Sono contento che non abbiamo fatto brutta figura. O perlomeno non ho fatto io brutta figura. Perché io ho detto, mettendoci la faccia, che è buono. È un buon prodotto. Piace. Ovviamente ragazzi, se non vi piace la vaniglia non lo comprate, è la stessa cosa che io dovrei comprare la lavanda, non lo comprerò mai, quindi magari avete la scimmiazza della cosa, ma se sapete che la vaniglia non vi piace non ve la prendete mai, perché sennò poi dite che fa schifo. Non vorrei sembrare di parte, ma è veramente top. No Anto, non sei di parte, perché più persone l'hanno preso momentaneamente. Una persona che mi ha detto che è strepitoso, cioè, o perlomeno che fa schifo, non c'è stata. Anzi, io in una diretta, quando l'ho provato, mi ha dato la sensazione per i primi 5-6 secondi di appiccicaticcio, mentre Adornetto e tanti altri che l'hanno provato, a cui io ho chiesto perché ci siamo sentiti per telefono, mi hanno detto che non hanno provato questa sensazione. Quindi potenzialmente potrebbe essere anche una mia sensazione. Lo dovevo provare, lo proverò un'altra volta, possibilmente magari dal sapone che mi era rimasto in faccia mi ha dato la sensazione. Ma ragazzi, stiamo parlando di 10 secondi e poi si asciuga. Proprio quello che tu mi hai detto ieri sera. Bravo Peppino, perché Peppino è una persona, Raimondo, è una persona che mi segue. L'altra sera ci siamo messi a parlare, gli ho fatto una domanda. Ma come mai proprio tu che ti prendi l'impossibile? Se io ti do un consiglio, quello compra, non ti sei preso il Libertalia? Perché ha detto, ma non credo che proprio lui non ha seguito e non sa di sto Libertalia. Mi ha detto, no Peppe, non mi piace la vaniglia. Giusto. Allora ragazzuoli, cosa abbiamo provato questa sera per farci la barba? Prodottino artigianale, uno dei primi che ha fatto Donato Ciniello, Kraken, profumazione ozonica, marina,
Buonissimo, ragazzi, spettacolare. È stata un'edizione limitata di 100 ciotole, se non dico minchiata, che è stato messo in vendita, finito, 2 anni fa. Come vedete nella confezione c'è scritto 12 mesi. Questo prodotto avrà almeno 2 anni, e dico almeno 2 anni, e ancora funziona benissimo. Quindi leviamoci dalla mente quel problema che tutti mi scrivete: Giuseppe, ma i saponi scadono? Ovviamente, se non sono tenuti bene. Ciao Nando, un bacio Egidio. E se non sono tenuti bene, ovviamente si deteriorano, ma se sono tenuti bene, anche c'ho saponi di 4 anni e vanno benissimo. Montaggio ancora perfetto, l'avete visto? Abbiamo usato il pennello Silvertip alla Caccamo, i pennelli che metterò in produzione io, quindi ciabino. Ovviamente, ragazzi, ricordatevi che questi pennelli, o perlomeno questi manici multicolor, sono i più cari di tutti, e quindi il prezzo del pennello sale. Ma quello che è importante è il ciuffo. Ci siamo? Quindi, se vi fate un pennello così e ve lo fate col manico di alluminio, che è il più economico di tutti, andate bene lo stesso. Poi, se volete la cosa figa, amen. Abbiamo usato questo qua, il Silver Tip, che, come vi dico sempre, questi saponi burrosi, questi saponi un pochettino particolari, con, diciamo, dei principi grassi, si valorizzano di più con i tassi. Dobbiamo aspettare un po', bisogna fare le cose per bene, eh sì. E quindi, come vi dico, si valorizzano di più con i tassi, perché i burri si amalgamano meglio, si sciolgono meglio e montano più facilmente in viso. Finita la sbarbata, abbiamo messo la stringente della Tyers, profumazione originale, quindi pseudamente una colonia di quella americana, di quella che sa di pulito, ma molto blanda. Diciamo che spicca di più la profumazione, diciamo quasi da acqua ossigenata. Lui è un astringente puro, senza alcol, quindi se vi siete fatti una barba un pochettino, diciamo, un pochettino di taglietti, di red point, di qualcosa, prima acqua fredda, poi vi asciugate il viso, gli mettete questo qua, potenzialmente ripara un bel po'. La domanda che è stata fatta prima dice: ma fra questo e il Metisol, che cosa tu consiglieresti? Il Metisol, ragazzi, è il diavolo e l'acqua santa, come ho detto prima, perché è un astringente con l'allume di rocca, ma pure l'alcol. L'alcol sappiamo che è un vasodilatatore, quindi da un lato ti chiude i pori, o perlomeno ti restringe i microtagli che ti sei fatto, dall'altra parte l'alcol ti fa fare la fuoriuscita del sangue. Quindi è una cosa così. Per la sbarbata che mi sono fatto stasera, lo potevo pure mettere perché non avevo nessun red point. Mentre questo qua, se vi fate che vi scassate, io spero di no. Va bene questo qua, prodottino americano, è stato pubblicato pure dove si prendono questi prodotti qua sul sito, iHerb, un altro prodotto su eBay, mi pare, un altro sito su eBay che ce l'ha. Ovviamente, ragazzi, se siete qualcuno vicino fra di voi, pigliatelo perché la spedizione costa, magari qualcuno lo pigliate in due, vi dividete le spedizioni, ma funziona, funziona, funziona. Finita il tutto. È arrivato il momento bello. Il momento bello, ragazzi, è stato il colpo dell'after. L'after è tanta roba, ragazzi. Stiamo parlando di profumazioni che, secondo me, una profumazione di questa qua non ha età, non ha tempo. Questa è una profumazione fresca, ozonica, che se la può mettere un ragazzo di 20 anni, una persona di 50 anni. Quindi ha spaccato qua. È stato fatto bene. Allora, poso qua. Ve l'ho detto il rasoietto che abbiamo usato. Ciao Franco, Aleccia, grande. Rasoietto che abbiamo usato, questo qua. Ancora bagnato, no buono, no buono. Rasoietto serio, che taglia in una maniera strepitosa. La prima volta che vidi un rasoio del genere ce l'aveva proprio Giuseppe all'evento di Michele Lapi a Cani Cattivi. E gliel'ho affilato là, mi sembra, se non dico bugia, mi ricordo male. E già lui mi ricordo, sì, mi pare che era questo qua che ti ho no, questo, simile a questo. E lui mi raccontava, sì, però sai, io non so, bravo a farsi la barba. Quello si è fatto la barba con questo rasoio in diretta lì, che praticamente mi ha fatto impazzire. Ci si minchia, meno male che tu eri quello che non ce la fece di usare il rasoio in mano libera. Mentre, come vi ricordo, il Frembenbeck, bravissimo, che non me lo ricordo mai, questa affilatura è il risultato, mentre l'affilatura del mio fratellone Giovanni Montagna, o perlomeno Angelo Montagna, non è risultata. E l'altro giorno, ragazzi, quel rasoio non tagliava, ma forse già ero cotto del vino, perché purtroppo quando si fanno questi eventi, ragazzi, già se ci incomincia di mattina, sì, allora giusto ho detto, che io sai che mi ricordo le cose a cazzi mia, quel rasoio non tagliava un cazzo, ragazzi, un filarmonica, è un pugno nel cuore, sto impazzendo.
Non vedo l'ora che me lo spedisci. Credimi, non vedo l'ora che me lo spedisci. Perché ti devo fare spaventare. Che non può esistere. Ma sai che cazzo ho combinato? Siamo in tanti questa sera. Buono, vuol dire che siamo tutti a casa e tutti super tranquilli, messi nei divani, nei lettoni, a sentire uno stronzo che parla. Buono, se il tutto possa farvi compagnia. Io me la sto facendo con voi, giuro. Spero che sia la stessa cosa uguale con voi. Appunto l'ho scritto, ok. Oh ragazzi, arrivano i messaggi questa sera. Strano ma vero, ma funziona tutto. Che culo. Minchia, 9 di nicotina manco lo sento, ragazzi. Minchia, proprio momentaneamente, ragazzi, forse, vabbè, potenzialmente è il nervosismo, ma non è una scusa buona per fumare le sigarette tipo un porco, sapendo che si muore. È solo essere coglioni. Però purtroppo è un video allucinante. Che atomizzatore usi? Si chiama Barrel, questa sigaretta elettronica. Onestamente, a parte la Mini Fit Max, che io la uso con le testine quelle rosse per i sali, secondo me questa qua è la migliore pod che esiste momentaneamente sul mercato. Il camile è simile all'abisso di bravissimo Valerio. Sì, se volete provare una profumazione simile al Kraken che ho usato io questa sera, manco so se l'abisso è un pseudamente clone del Kraken. Proprio la voglio sparare. Mi ricordo di aver sentito, forse bravo Valerio, bravo, l'avevo sentito da Michele al negozio e mi sa che quando ho aperto l'after ho detto minchia il Kraken. Se non è un clone, ma è un qualcosa di molto, ma molto, molto simile al Kraken. Bravo, bravo. Peppe, non ti preoccupare, come no, compa, è una cosa nel cuore, capito? È tipo, ormai è una cosa. Capisco il momento, ci saranno tempi migliori. Quando vuoi tu, io sono qua e tu sarai da Giovanni Condorelli che sarà aperto. Gioia mia con il negozio. Gli auguro tanta, tanta, tanto lavoro. Perché sennò finisce e ti devi fare la barba con quel rasoio. Sono più grezzo, svabo con un tubo meccanico di polmone. Pure io ce l'ho i tubi, però credimi, a casa se ti guardi un film tipo oggi, o perlomeno a 2 giorni che guardo film, se ti metti a svapare con il tubazzo, a 3 minuti non ti guardi più neanche la televisione. Quindi devi trovare un qualcosa che ti dia il colpo serio. Però i primi giorni a 9 bene o male lo sentivo, ora non lo sento più. È buono, sto round 77 di Danilina è buono. C'è praticamente Ribes, c'è il Kentucky, c'è una nota di tabacco. È grazioso, non è malvagio, si può svapare. Tutto il giorno no, però si può svapare, ci sta bene col caffè. Se no vado di croccantissimo, ragazzi, liquidi che non ho mai cacato. Però momentaneamente la scimmia mi fa dire questo qua. Allora, ragazzuoli, se mi fate qualche domanda, io bene o male vi rispondo, se no chiudo. Siamo in tanti, quindi a uno alla volta qua c'è da parlare fino a domani mattina. Fretta non abbiamo, domani non si lavora. Domani è domenica, vero? Il giungo e il noppe. Il noppe è buono, veramente. Peppino, anch'io svapavo solo tabacchi, giuro. Solo che non lo so, nella vita si cambia. Il Tupaft è stato un buon liquido. Sì, però quello originale, perché poi i Mixiles di ora sono completamente un'altra cosa. Io qualche boccetta di originale ce l'ho. Mischia croccantissimo e AK47. Io lo so invece cosa ho mischiato nel croccantissimo, che mi piace da morire come aroma ogni tanto. La banana. Ho messo aroma banana nel croccantissimo, ragazzi, è spaziale. Sì, buono, li conosco questi liquidi, credimi. Ai tempi feci un liquido simile al Caribbean di Azad, che si chiamava Ario 51. Ed era spettacolare, veramente. Ed era molto simile all'Azad, però fatto con i macerati. E ananas e cocco di estrazione, quindi era tanta roba. Non trovi le New Trit? Io, se vuoi,
Un pacco ce l'ho, l'ultimo pacco che mi è rimasto. Non ne ho più, ragazzi, l'ho spediti tutti, giuro. Ne avrò praticamente 3 o 4 sparse vuote. Spettacolo, croccantissime alla taglia, da provare. La sensazione di popcorn, diciamo, di burro con la taglia. Non lo so, mai dire mai comunque, possibilmente ci esce un buon sapore, per carità. Siamo tanti stasera. Ragazzi, meglio di ora per le domande non ci sono. Allora, per quanto concerne Libertalia, ve l'ho detto. Vi auguro un buon proseguimento. Ciao a tutti, ci sentiamo appresso. Ciao Paolo, grazie sempre per la compagnia. Un abbraccio. Dopodomani faccio anch'io un'altra diretta. Quando vuoi il canale, ragazzi, riempiamolo di dirette. Siete liberissimi in questo gruppo di condividere le vostre dirette, di condividere le vostre sensazioni, quello che usate. E fate quello che volete. Gruppo è libero, basta che non ci sono porcherie, perché lo sapete come la penso. Purtroppo non sono neanche democratico. Quando rompete i coglioni, fuori, vi accompagno alla porta. Purtroppo non ho mezzi termini, non me ne frega niente dei numeretti. Quindi, quando i discorsi sono per dire di confronto educato, ma che benvengono, che possiamo stare nottate a scriverci, io la penso così e tu la pensi. Quando si eccede, sapendo che nel gruppo ci sono donne, bambini che seguono il gruppo, io mi incazzo perché si va oltre gli schemi. Allora io taglio subito. Tam. Ci sono altri posti dove fare queste cose. Allora, fida di Peppe, fai due parti la tacchia e uno croccantissimo. Quindi 10 ml, gli metto un buon la tacchia e l'altro lo riempio col croccante. Da provare. Solo che qua non lo posso mettere la tacchia, diciamo, macerato, perché se no la testina mi dura 2 giorni e vado in palazzo. Qua gli devo mettere dei liquidi all day, molto, diciamo, puliti. Almeno la testina mi dura una ventina di ml, 30 ml, che all'incirca tanto mi dura una testina. Ma viaggia, ragazzi, viaggia. Stiamo parlando che svapo a 3,8. C'è neanche a 4 la faccio andare la testina. Questa è la testina quella rossa da 1,2. È strepitosa. Viaggia che è buonissimo. Diciamo, tiro molto, molto grasso. Il sapore ci diamo un 7,5, quasi 8. Ovviamente ho provato il croccantissimo in un altro atomizzatore. Fatta apposta per i cremosi è un'altra roba, ragazzi, rigenerato. Ma per essere una testina e soprattutto una pod è una bomba. Ciao Nicolò! Non si può sentire. Che cosa? Ciao Gio, notte, grazie della compagnia. Un abbraccio, fratellone. La tacchia 4 pod della tabaccheria. Sì, quello potrebbe essere, visto che sono ultrafiltrati, potrebbe essere una buona scelta di la tacchia. Dopo te lo dico, Peppe, grazie. Ragazzi, io le pod, credetemi, ce l'ho tutte, perché mi sono rotto le scatole di rigenerare. Ne avrò cotone e fili che posso fare di qua fino all'Africa, milioni di chilometri. Mi sono rotto le scatole di rigenerare. Ormai sono in uno stato avanzato che io metto testina, butto a 2 secondi e le pod ce l'ho tutte. E quando vi dico tutte, tutte quelle che esistono nel commercio. Questa qua, che oltretutto non è più neanche di moda perché è passata un pochettino, ancora non c'è una che la batte. Barrel tutta la vita, con testine quelle rosse da 1 e 2. Ragazzi, è una bomba. È una bomba. Devo aprire perché sennò non ci vediamo più. Che non è un giocattolino, ma è uno scherzo però. Adatte a chi non vuole rigenerare. Bravissimo Peppe, mi sono seccato. Prima stavo nottate, serate, con Gennaro e tanti altri amici. Ora non c'ho più quella pazienza, credimi. Ciao Giuseppe, buonanotte, grande gruppo. Grazie a Nuzza, un bacio a Mimmo sempre. Ci sentiamo noi per telefono. Fai un buon lavoro con Mimmo, che i ragazzi qua aspettano in maniera molto scimmiata. Da quando uso, no, da quando lavoro nel settore svapo uso solo Atom a testina, pochi rigenerabili, mi sono rotto di rigenerare. Siamo in due, Fabio.
Io prima avevo tantissima passione per rigenerare, a scoprirci il setup migliore per rendere i liquidi. Ciao Edoardo! Edoardo, non mi guardare i capelli. Edoardo, ragazzi, è il mio parrucchiere, o perlomeno il mio barbiere di fiducia. Centro Helios a Belmonte. Guarda come mi sono zannati i capelli. Con la macchinetta, volevo fare le sfumature, ma non c'ho l'altra mola qua, come cavolo si chiama, il pettinino per fare la sfumatura. Ho fatto questo scalone qua. I capelli ce l'ho indegni. A tempi migliori mi taglierei i capelli, cioè mia. Per ora va così. Per ora c'è il fai da te. Tanto, sono bellissimo sempre. Questo taglio semi-nazi skin da coglionazzo, va benissimo. Mi si addice a pennello. Antonio Lombardo ride, lo so. Maledetto. Ciao Seba! Grande Seba. Perdonatemi se non scrivo molto nel gruppo e non sono presente anche nei discorsi, ragazzi, però momentaneamente, credetemi, sto cercando di gestire la vita reale che momentaneamente non è lo svago. Ah, non c'è niente, ciao fratello. È molto più serio gestire la vita terrena per quello che ci sta girando attorno e cerco di prendere il telefonino per svago. Mentre prima c'era la giornata impegnata, avevo più tempo per svagarmi perché riuscivo a divertirmi. Lo so, Edoardo, passerà, vita mia, passerà. Passerà. Quando ho voglia di rigenerare, prendo un atomizzatore Go Max, usa e getta, spettacolare. E infatti, ciao Bruno, grande Bruno, un abbraccio. Ciao Pulshave, buonanotte a te della compagnia, notte a tutti. Grazie, grazie, grazie sempre del tuo essere in questo gruppo. Vi ricordo sempre di andare a guardare il forum che ha fatto Pulshave, dove ho fatto delle recensioni molto dettagliate su dei prodotti provati. È uno che di sapori ne sa, e quindi andatelo a leggere per farvi una cultura ulteriore alle minchiate che vi dico io. Però lui è più tecnico, è più serio. Ciao Seba, Gruppillo, un abbraccio, notte a tutti. Torneremo, dovremo rientrare, speriamo. E io lo spero, così mi viene a sistemare i capelli perché sono indegno, vita mia. E poi oltretutto ho voglia di rivivere la vita normale, penso come tutti. Però. Dalla disgrazia, ragazzi, io penso che questa situazione qua ci ha fatto capire quanto siano importanti i rapporti con le persone. Lo stare insieme, il condividere una giornata con un amico, un abbraccio, una risata, un bicchiere di birra, cose che nella vita frenetica di tutti i giorni ci eravamo dimenticati quanto fosse importante. Ovviamente era meglio che non succedeva, però, essendo che stiamo vivendo questo calvario mondiale, facciamone buon, come si dice? Facciamone tesoro. Vado a prendere l'altra barrel. Ora mi programmo. Ciao Peppe, un abbraccio a te e a casa. Edoardo, ci vediamo presto. E se senti a tuo fratello, salutamelo e spero che al più presto mi chiami e mi dici: beh, ci siamo, stiamo a prendere, io vengo a volo. Spero di sentirlo in televisione soprattutto, che si può uscire in qualche modo con le dovute precauzioni, perché non sarà facile completamente, però. Bene o male a tornare alla vita terrena, ragazzi, perché è un casino. Ciao Silvano, un abbraccio, spero di vedere qualche tua diretta. Oggi pomeriggio, credimi, mi sono perso quella tua e quella di Giovanni. Stavo guardando un film. Ho staccato completamente il telefono, che l'ho messo praticamente in silenzioso, e non mi sono accorto che siete andati in diretta. Per staccare un po' la presa. Allora, siamo ancora in tanti. Buono. Passiamo un pochettino di tempo insieme. Arriva qualche messaggino. Vediamo, vediamo. Che scrivete? Ciao Vincenzo Baldascino, un abbraccio a te e al papà. Vi abbraccio. Grande. Fa panini, ragazzi, incredibili. Grande Vincenzo. Allora, vedo che
buona serata ragazzuoli, in tanti state uscendo e allora vi saluto pure io. Come vi ho detto, domani c'ho un ritiro, quindi se qualcuno di voi gli prende la scimmiazza che vuole libertà, è meglio di ora non c'è che io preparo il ritiro e ve lo spedisco domani e automaticamente parte domani mattina, che domani mattina penso verso mezzogiorno c'ho i ritiri dell'SDA. Quindi ragazzuoli, vi ho detto tutto, grazie della compagnia, siamo stati in tanti, ciao Erika, salutimi il tuo amoroso Davide, ci vediamo all'improvviso, non vi dico neanche ragazzi ci vediamo domani, dopodomani, perché me devo sentire per fare la diretta, perché se so giù, no, non vi trasmetto non cose positive. Devo essere come questa sera che va tutto ok, che sono tranquillo, mi sono visto dei film, anche un film stesso ti può ridare... come si dice? Animo. Quindi notte a tutti ragazzi, fate i bravi mi raccomando, tutti a casa, rispettiamo le regole perché più li rispettiamo, prima ce ne usciamo da questo calvario. E vi abbraccio, fate i bravi. Asgana away.